Innanzitutto grazie di essere qui questa sera alla presentazione del programma del candidato alle primarie dei comuni di Cagliari, Giuseppe Andreozzi, a cui lascio subito la parola e poi riprendiamo un attimino un dibattito insieme a tutti quanti voi. Beh, questa prima piccolissima sfida l'abbiamo vinta, perché tutti mi hanno detto non farlo di sabato sera perché la gente va nei negozi, è stanca, deve dormire, deve riposare. E quando ho detto no, mi va bene di sabato perché gli altri giorni c'erano problemi, mi hanno detto facciamo una saletta piccola piccola così la riempiamo. Invece abbiamo preso la sala più grande dell'albergo, ci stiamo tutti, ma diciamo che possiamo iniziare con appunto con questa piccola sfida e soprattutto di alta qualità. Adesso vi vorrei nominare tutti perché veramente sono grato e orgoglioso delle presenze che abbiamo qui. Mi presento. Intanto ringrazio, ecco l'altra notizia tecnica, no? Che siamo in Mondovisione, grazie alla service di Andrea Meroni, adesso ci sono queste riprese che poi andranno e potranno essere riviste. Io ringrazio innanzitutto i Rossomori di questa candidatura. Approfitto anche per salutare l'amico, diciamo, il compagno Carlo Diana, che è candidato come me per i Rossomori a Monserrato. Quindi, siccome vedo qualche monserratino presente, tenetene conto perché lo ringrazio perché è venuto qui e nonostante ci sia molto da fare a Monserrato. Ecco, sappiate che a Monserrato alle provinciali dell'anno scorso i Rossomori hanno preso il 13% e quindi insomma non è una candidatura importante. Sappiate anche, perché ve lo garantisco io, che è una persona che ha intelligenza, che ha cuore e c'ha una colonna portante che tiene in piedi il tutto, quindi è sicuramente una garanzia. Ringrazio la candidatura alle primarie. Voi sapete, non è una candidatura di partito. Il senso che hanno voluto cogliere i Rossomori con la mia candidatura è quella di uscire da quella che sembrava nei primi giorni una battaglia muscolare tra i più grossi partiti della sinistra attraverso esponenti di spicco, e non quello che invece è nello spirito storico originario delle primarie, quello di mettere a confronto persone e non partiti, perché tutta la coalizione, tutta la grande famiglia del centro-sinistra scelga la persona che poi rappresenterà tutti al di là dei partiti. Ecco, questo è lo spirito con cui mi è stata proposta e questo è lo spirito con cui ho accettato la candidatura da parte di un partito al quale io da un anno sono iscritto e tesserato. Non faccio vita di partito, ma sono orgoglioso di appartenerci, anche perché l'USU fa parte della nostra storia. Il Rossomori tra l'altro rievoca la fase del sardismo in cui in Sardegna c'è stata la fase trionfante del sardismo, che aveva il limite, cioè la forza di essere un grande partito, il limite di essere un partito che quasi non si accorgeva di quello che succedeva nel resto del mondo. Nel resto d'Italia nasceva il fascismo, i sardisti spesso si occupavano di altro. Quando arriva il fascismo, arriva la crisi, i sardisti vengono comprati al fascismo e chi resiste, come l'USU e molti altri, vengono spregiativamente chiamati Rossomori. Questo è il nome che il partito si è dato, di Rossomori, quindi questa scheggia di Sardegna che a quel punto capisce che non si può vivere, che bisogna essere orgogliosi, bisogna credere nella propria terra, che bisogna lavorare per l'indipendenza e la sovranità della Sardegna, ma capisce che questa sovranità e questa indipendenza va fatta col resto del mondo. È la fase in cui l'USU conosce e incontra i fratelli Rosselli, il meglio dell'azionismo italiano europeo, Ferruccio Parri, Calamandrei, eccetera eccetera. Ecco, questa doverosa premessa è ribadendo appunto che la mia candidatura è e vuole essere una candidatura di area e quindi insomma sperando di naturalmente di riuscire a
ad aprire interesse, e che non si fermi qui alle primarie, perché poi l'apertura alla società e la ricerca di persone che vengono dalla società civile dovrà necessariamente proseguire in quella che sarà la battaglia successiva per riavere finalmente il governo della città. Faccio un appello, qualcuno l'ho dovuto schiodare, come dicevo all'inizio, dalle poltrone della pennichella del sabato pomeriggio. Qualcuno mi ha detto: no, guarda, cioè, abbi pazienza, la politica, sì, guarda, se vuoi ti voto, però dai, vieni, ascoltiamo, parliamo. Io tra l'altro cercherò anche di non parlare moltissimo per poi far intervenire le persone, perché qualcuno è anche scoraggiato, abbiamo lottato tanto e poi alla fine... Ecco, io a queste persone vorrei ricordare una riflessione che mi faccio ogni tanto e che mi piace estendere a voi, che non è vero che non abbiamo ottenuto niente. Voi pensate che cos'era, quando noi eravamo studenti, che cos'era il ruolo della donna? Avevamo un diritto di famiglia con la donna che era sottomessa all'uomo, a Cagliari nella casa dello studente non potevano entrare le studentesse, i neri negli Stati Uniti vivevano segregati nelle scuole, l'ambiente era considerata la tematica ambientale un tema da signore snob dell'alta società inglese. Oggi parliamo di queste cose, la gente le dà per scontate, giustamente, ne siamo orgogliosi perché fanno parte del patrimonio dell'umanità. E su questi grandi temi, che sono l'eguaglianza degli uomini, che sono l'eguaglianza uomo-donna e la parità di genere, e tante altre battaglie che abbiamo vinto e che fanno parte oggi di un patrimonio comune, sono una piccola rivoluzione che noi abbiamo fatto, non ce ne siamo accorti, ma abbiamo dato un grosso contributo, perché quello che è successo in questi 20 anni non è successo in 200-300 anni dell'umanità. E quindi non si può neanche dire che sarebbe comunque successo. Io credo molto in queste battaglie e nella soggettività. Faccio anche un appello a chi dice: sì, vabbè, ma la politica non mi interessa. E qui mi rivolgo anche ai giovani, anche se devo dire che quest'anno ci hanno smentito con le battaglie all'università, con le battaglie delle occupazioni delle scuole, e non solo per gettare cartacce e sporcare, hanno detto, scritto e fatto cose molto molto interessanti. Tra l'altro ho letto anche sul sito di Sardegna Democratica, e vi consiglio di leggere il bell'intervento del rappresentante degli studenti alla riunione dell'Ateneo, che merita, e tra l'altro mi ha dato anche alcuni spunti per le nostre battaglie. Ecco, a chi comunque, giovani e non giovani, continua a pensare: ma la politica, mi piace usare, no, sono partito dall'USU, un altro grande azionista, Piero Calamandrei, che parlando ai giovani milanesi nel 1955, pensate un po', nel 1955 c'era gente che diceva: ah, i politici sono tutti uguali, la politica, cioè. A questi giovani raccontava una storiella. Due contadini viaggiano in nave, attraversano l'oceano, e la nave incomincia a ballare. Ora non sono pratici di mare, quindi... A un certo punto uno dei due si sveglia di soprassalto, spaventato, incontra un marinaio e gli dice: mi scusi, ma dobbiamo preoccuparci, guarda, se continua ancora così mezz'ora la nave va a fondo. Ok, questo spaventato va dall'amico, lo sveglia: Beppe, si chiama Beppe, non è colpa mia, ma la storia è autentica, la storia come l'ha raccontata, Beppe dormiva. Svegliati, dice: sai, che c'è? Senti il mare, ho parlato con un marinaio, dice che se continua così tra mezz'ora la nave va a fondo. Quello alza gli occhi: vabbè, che me frega, non è mica mia la nave, e continua a dormire. Ecco, questo è l'atteggiamento che dobbiamo rifiutare, che dobbiamo spiegare alla gente. Quella nave, la politica, siamo noi, e l'imbarcazione sulla quale stiamo viaggiando, stiamo portando avanti il nostro viaggio, e sulla quale se va a fondo andiamo a fondo tutti noi. Due parole sull'amministrazione uscente. Qui qualcuno dice: sì, ma non parlare delle critiche, però qualcosa bisogna dire, bisogna farla, anche perché anche qui poi la gente ti viene a dire: ma tanto sono tutti uguali, che differenza fa? Non è vero. E allora dobbiamo ricordare non per capire, per sapere che cosa non dobbiamo fare. Qual è la pecca più grande che noi credo tutti condividiamo, ma è una riflessione che io faccio così ed estendo a tutti, e ce le diciamo spesso?
Intanto l'approccio, nonostante Cagliari sia cambiata, ma dico, io vengo dalla Lanusei, molti di voi vivono a Cagliari ma hanno origini diverse dalla Sicilia, abbiamo fatto una città diversa, però chi continua a governarla la governa con la mentalità dei vecchi castellani di un tempo che concepivano la città nel recinto delle vecchie mura del castello, al massimo arrivava così alla periferia della città. Sono stati assolutamente incapaci di governare il territorio, cioè di capire che lo sviluppo della città non poteva esaurirsi dentro la città, perché andava necessariamente coordinato. Tra l'altro c'erano gli strumenti legislativi, abbiamo avuto anni fa le città metropolitane, abbiamo l'area vasta, abbiamo uno statuto sardo che tra l'altro permetteva a Cagliari di pretendere dalla regione strumenti legislativi per governare il territorio, non per governarlo come Cagliari, per governarlo Cagliari, Elmas, Monserrato, Seraggio, Squartuccio e pensare a uno sviluppo della città. Cosa è successo? Che Cagliari ha pensato al suo piccolo recinto, nel frattempo chi faceva le città mercato, chi faceva le sale cinematografiche, Elmas adesso farà lo stadio. Tutto questo non è detto che sia un male, cioè non è che tutto debba essere fatto a Cagliari, l'università, lo stesso a Monserrat, non è un male. Quello che è un male è non prevedere, non organizzare e non programmare, e questa è stata un'incapacità che Cagliari si porta indietro da decine e decine e decine di anni. È figlia di questa mentalità, che poi è la mentalità del vecchio castellano che guardava con disprezzo chi di noi arrivava dal contado. Cagliari città del Mediterraneo, Cagliari capitale del Mediterraneo, ma Cagliari innanzitutto è la capitale della Sardegna, e se non è capace di rappresentare la Sardegna, il suo territorio, la sua ricchezza, la sua cultura, il suo popolo, non può rappresentare nulla del Mediterraneo. E questo purtroppo non l'hanno capito, e questo richiederà da parte della prossima giunta, che spero la prossima amministrazione, che spero finalmente sarà di centro-sinistra, un'inversione di tendenze e di mentalità. Ma l'orizzonte culturale di chi ci ha governato si vede nelle piccole e grandi cose che abbiamo vissuto. La vicenda del rifacimento del Poetto, ma è mai possibile che del Poetto non si sia occupata l'amministrazione comunale quando la provincia ha portato avanti quella scellerata opera del rifacimento? Con l'amministrazione comunale che assisteva inerte, anzi io c'ho tutti per motivi professionali, ma non è, c'ho tutti i ritagli di giornale, capito, in cui questi sindaco, assessori dicevano state tranquilli, aspettate, vedrete, sbianca, il nostro patrimonio era il patrimonio di Cagliari. Cagliari ha lasciato fare quest'opera che non si sa per quale motivo, probabilmente solo per il piacere di dimostrare guardate in due mesi noi di centrodestra come siamo capaci di risolvere il problema del poi, che ovviamente non si risolve così. Vogliamo parlare della lottizzazione del colle di Tuviceddu, cioè abbiamo permesso, Cagliari ha permesso la lottizzazione del più grande area cimiteriale punica del Mediterraneo, cioè del mondo. Non esiste al mondo una realtà come quella. L'abbiamo lottizzata anche lì, non per una programmazione, cioè, è bello, casa tomba, no? No, perché Cagliari aveva un contenzioso con una grossa e potente famiglia che ha vinto una causa in materia di espropri, non avendo soldi per pagare, cioè tieni Tuviceddu, cioè questi, cioè tieni Tuviceddu, tieni le cubature da Tuviceddu, cioè questa è la logica fuori da ogni capacità di programmare, e dopodiché si cercano i rimedi, dice, ma siamo nella situazione in cui siamo. Ma è proprio tutta l'idea della città. Pensiamo ai palazzoni di Santa Gilla, all'ex cementeria, alla lottizzazione, ai fenicotteri. Parlo di cose che conosciamo, quindi non. Allora, quello c'era l'ex cementeria, zona quindi industriale, fanno l'accordo di programma, deroga al piano comunale perché bisogna fare. È un quartiere pieno di gente, privo di servizi, è vero, non ci sono servizi, ci sono solo case, qualche negozietto. E allora cosa facciamo? Deroga, un grosso costruttore cagliarite sardo farà dei palazzoni dove metterà multisale, dove metterà servizi, centri direzionali, eccetera, eccetera. Nel frattempo, mentre all'insaputa di Cagliari nascono città mercato, nascono multisale, nascono centri direzionali da altre parti, ragazzi, indietro tutta si fanno appartamenti. Cioè, ma come, lì non stavi dando la deroga per fare cose diverse proprio perché c'erano troppi appartamenti? Altri appartamenti tra l'altro di lusso,
E altre piccole cose, piccole grandi cose, anche questa incapacità di conservare la bellezza della nostra città. Cioè una delle bellezze dei nostri quartieri è la diversità, cioè noi abbiamo la zona, il quartiere con i palazzi alti, abbiamo i quartieri come Bonaria, dove, cioè, caratterizzato da villette, lì ce n'è da una. Si discute se fosse o meno progetto di Ciusa, dell'architetto Ciusa, però di fatto era una villetta anche carina, cioè, no, lì si fa un palazzo. Da altre parti lo stesso, si costruiscono case così nella zona del poeta, a ridosso delle saline, senza nessuna logica, senza una capacità di immaginare la città. Un altro esempio che mi riguarda, io vengo da 5 anni di esperienza di circoscrizione come vicepresidente. A un certo punto ci hanno presentato cose già fatte, altrimenti mi sarei messo parte la lottizzazione Magnolia. Non so se avete presente Generugi, dietro Generugi al confine, quindi tra Generugi e la zona dove c'è l'Enel, gli uffici dell'Enel, eccetera. E lì guardo il progetto, perché dovevamo così, ci hanno posto gli abitanti del quartiere alcuni problemi pratici non importanti, e voglio capire com'è questa cubatura così. È stata realizzata con una legge regionale che dava agevolazioni sia in termini di costruibilità, di cubature, per chi costruiva in Sardegna nelle aree degradate. Allora, ma dico, il concetto di area degradata dal punto di vista urbanistico è il degrado umano, cioè è l'area in cui vivono, cioè la baraccopoli, ci sono gli zingari, ci sono gli sbandati, allora riquali, ci sono poveri, ci sono extracomunitari, allora faccio un intervento di riqualificazione e incentivo chi fa la... Quella era un'area degradata, stiamo parlando di Generugi, semplicemente perché a Cagliari nessuno fa pulire le aree incolte, nessuno si preoccupa neanche di far raccogliere le sterpaglie. Quindi grazie al fatto che i proprietari di quest'area avevano lasciato nel più completo abbandono questi terreni, sono stati qualificati area degradata e gli abbiamo regalato fior di cubature. Questa è la logica. Possiamo andare avanti. Tra le tante incompiute di questa città, ricordiamo, cioè, queste sono compiute male, vogliamo ricordare alcune incompiute, come quella del mancato campus universitario nell'ex Moleria. Poteva essere un'occasione storica per la città. Voi immaginate un campus a ridosso della stazione ferroviaria, a ridosso alla fermata, diciamo così, dell'arrivo dall'aeroporto, delle navi che arrivano dal porto, a un passo dal centro storico della città, una città dentro la città abitata di studenti. No, era troppo bello per Cagliari. Però abbiamo dato 9 milioni di euro al seminario, no? Per fare per ristrutturare. E il Betile, un'altra occasione che poteva essere, non a tutti piace, ma poteva essere un'occasione di discutere il dove e il come, ma un'occasione straordinaria di sviluppo, un fiore all'occhiello per la città, un'occasione unica, oltretutto non a costo, non con soldi comunali, cioè, quindi non sarebbe andata a discapito di nessuna spesa. Siamo riusciti a perdere anche quella. Poi dice, ma qualcosa l'hanno fatta. Ragazzi, io non ho visto, a parte qualche piazzetta, ma non ho visto nulla. Io mi ricordo, appunto, partecipando 5 anni fa alla campagna elettorale delle scorse comunali, in cui appunto poi sono entrato in circoscrizione, ricordo l'amministrazione uscente che girava per la città con il plastico di quello che sarebbe diventato il poeta, bellino, passerelle in legno, qualche casottino finto, perché quelli veri non ci sono più, e poi Sant'Elia riqualificato, tante belle cose, già era strano allora, perché dico, come sono passati, hai governato 5 anni, quindi hai governato, cioè capisco se si fosse presentato Gian Mario Selis con un plastico, diceva io di più non posso fare, mi propongo per fare queste cose. Tu hai governato 5 anni e ti presenti alla cittadinanza con i plastici. Beh, ne sono passati altri 5, abbiamo ancora aggiunto altri plastici, ma non hanno fatto nulla, cioè non è stato realizzato nulla neanche di quelle piccole provere cose che c'erano state proposte 5 anni fa come cose da realizzare, non si sa perché neanche pensate prima. E... No,
Penso che un'opera meritoria che potrà fare l'amministrazione uscente sarà quella magari di riunire tutte queste miniature. Magari non avremmo realizzato nulla, ma possiamo fare un piccolo mini mundus. Non so se nessuno di voi è stato a Klagenfurt oppure nella piccola Italia di Rimini. Può diventare un'attrazione, cioè questa è la giunta Floris, guardate, passate qui, questo sarebbe potuto essere il poeta se l'avesse fatto, questo poteva essere la Monte Urpino, questa città, tutto perfettamente. E qui mi hanno detto anche di essere cattivo, ma non a questo punto, perché quando ha fatto così l'amministrazione uscente il discorso di fine consigliatura, mi hanno detto quali erano le soddisfazioni e quali erano i rammarici. La soddisfazione, il piccolo rammarico credo sia di essere arrivato secondo rispetto a Ottone Baccaredda, che è stato il sindaco più longevo della città. Ora, se come Ottone siamo arrivati al secondo posto, se vogliamo fare una classifica delle facce di bronzo, potremmo prendere un elenco molto lungo e trovare molti esponenti delle amministrazioni che hanno preceduto anche questa e non solo. Naturalmente si tratta di giudizi politici. Sì, adesso credo che possiamo passare a dire un po' chi siamo e che cosa vogliamo. Intanto chi siamo, e qui non mi rivolgo a me, al partito, mi rivolgo alle persone che vedo qui davanti a me, che ho chiamato, che sono venute, anche chi non è potuto venire, gli mandiamo la registrazione. Intanto noi possiamo permetterci di fare delle proposte, di dire delle cose, perché abbiamo una storia. E questa storia, come dicevo, per la famiglia dei giovani dell'Occidente, dell'Europa e dell'Occidente, vale anche per la famiglia dei giovani cagliaritani. Io vorrei ricordare, vedo davanti a me persone con le quali abbiamo condiviso le lotte per l'università, per appunto la casa dello studente, più o meno quella di adesso, però le abbiamo fatte, abbiamo lavorato per il diritto allo studio, abbiamo fatto occupazione, abbiamo preteso alcune forme di democratizzazione della scuola e dell'università, alcune cose le abbiamo ottenute. Ricordo le battaglie nei quartieri, ricordo la battaglia Franco Meloni, la scuola popolare di Smirrioni, su un gioiello di una realtà straordinaria di cultura, di istruzione, di anche di assistenza. Io ricordo che aveva messo in piedi uno staff di giovanissimi avvocati, ne ricordo tre, vabbè, uno ero io, uno era l'avvocato Rovelli, che poi è diventato il numero uno dei penalisti sardi, e l'altro un consigliere dello Stato, adesso l'ho visto l'altro giorno, è consigliere di Stato a Roma, bravo anche a parte nel mio caso, bravo anche nell'individuare le giuste figure. Ricordo l'esperienza di Giorgino, Franco, ci sei, avevamo messo in piedi un comitato di quartiere, in un quartiere che è destinato a essere visto direttore generale del bilancio alla regione, perdonatemi. Avevamo messo in piedi un comitato di quartiere a Giorgino, nel villaggio Pescatori, destinato a essere raso al suolo perché doveva passare una strada per il porto canale. E la gente lì era rassegnata, ci avevamo finiti un po' così. La gente lì era rassegnata, dice ci daranno una casa, forse a Murino Beccio, ma siete contenti? No, perché molti di noi vivono anche di mare, di pesca, magari qualcuno pescava bombe, ma era la loro vita, diamogli le barche, diamogli le reti, magari. E lì è nata una battaglia, e la battaglia ha avuto buon esito. Non solo non è sparito, lo IACP ha ristrutturato le case, adesso io non ci vado più, ma mi fa piacere vedere ancora che una realtà viva, ho visto che fanno la sagra del pesce, che la gente va a mangiare, queste sono le soddisfazioni della politica. Ho parlato del mio piccolo, l'esempio dei grandi, di Mariano, di Gianni, Sant'Elia, anche Sant'Elia era destinata alla deportazione. Abbiamo fatto tante belle cose di cui essere orgogliosi, la battaglia dei palazzoni, adesso sta sorgendo il Parco della Musica in Piazza Giovanni XXIII, lì i palazzoni della SIP,
Adesso molti di voi non sanno, giovani, non sanno cos'è la SIP, sarebbe la Telecom, che sarebbe, tra l'altro adesso non servirebbero più, perché allora servivano allora un computer come quello, avrebbe occupato questa sala intera, quindi si pensava in grande. C'è stata una grossa battaglia del quartiere, della gente del quartiere, io abitavo in quel quartiere, quei palazzoni non sono mai partiti e oggi sta nascendo il Parco della Musica. È un'altra piccola conquista di questa città, un altro piccolo motivo di orgoglio di chi ci ha lavorato e ha creduto in queste cose. Ricordo la battaglia, anche qui ho amici che sono diventati fratelli, la battaglia per la scuola. È nato anche questo da un gruppo di persone che siamo cresciuti così, con la schiena dritta, nel frattempo tutti diventati importanti, per cui quando è iniziata col ridimensionamento del piano scolastico, spostiamo classi così, qua, là, cioè, qualcuno poteva chiamare il preside, il provveditore, diciamo, siamo amici, sono potente, no, trasferisci. No, si sono riuniti in assemblea, hanno deciso di fare il ricorso al TAR, hanno deciso di costituire un comitato, hanno deciso di fare battaglia, è nata una battaglia che poi è andata avanti occupandosi di tante cose, occupandosi della scuola sarda, occupandosi della chiusura delle scuole nei paesini. Abbiamo, devo dire, con orgoglio tenuto a ferro e fuoco la città, tanto che venivano le televisioni nei diretti, cioè noi facevamo ogni settimana una riunione per fare il punto, venivano gli operatori della televisione e quando non facevamo qualcosa telefonavano, questa settimana non succede nulla. Il comitato scuola città, che voleva dire la scuola, costituito da genitori, da studenti, da insegnanti, che si apre alla società, che non si occupa della scuola ma si occupa dei problemi della scuola e della città insieme, raccordandosi con altre realtà. Ecco, questi sono i titoli che adesso ci permettono di dire e mi permettono di dire, sentendomi parte di un collettivo, come si diceva una volta, parte di un gruppo, parte di un popolo, che spero di motivare in questa battaglia che in questo momento sto facendo io, ma che non deve comunque finire, anzi che dobbiamo vincere, credo di essere autorizzata a indicare quindi quali sono gli obiettivi, ma anche qui è quasi un riassunto di quello che già sappiamo che vogliamo, ma è servito anche a me fare memoria e mi piace estendere a voi questa memoria e questo ragionamento. Punto primo, che poi in parte è il contrario di quello che abbiamo detto, cioè quello che ha fatto male la giunta di centrodestra è esattamente il contrario di quello che vogliamo noi. Riprogrammare il territorio con l'Interland, c'è ancora molto da salvare. Io spero che intorno a Cagliari nascano amministrazioni condotte da gente capace di dialogare, capace di parlare, capace di costruire, capace di pensare il futuro. Riprogrammare il territorio insieme all'Interland, perché Cagliari è un tutt'uno, che ne pensino i vecchi conservatori che governano la città da 40 anni, Cagliari è un tutt'uno col suo territorio e soprattutto con la sua cinta industriale e urbana che la circonda. Stimolare il recupero del patrimonio esistente, cioè Cagliari sta continuando a costruire case, perché voi ti dicono ma voi siete contro le costruzioni e poi vi lamentate che i giovani vanno via, ma guardate che le case che stanno costruendo a Cagliari, lottizzazione Magnolia, fenicotteri, ma mica sono case per giovani coppie, ma non so se avete visto i prezzi, non so se avete visto la situazione economica dei giovani cagliaritani e delle giovani coppie cagliaritane, le prospettive di futuro, lo stato di precarietà che gli impedisce anche di contrarre un mutuo, e pensate forse che siano quelle le case destinate ai giovani? No, è lì è che semplicemente continua a manifestarsi la volontà di continuare a costruire, a mettere mattone su mattone dovunque vediamo uno spazio libero. Questo mentre tutto il centro storico, Cagliari, Castello, Castello ha 4.000 abitanti, ci sono case sfitte, allora cosa può fare il comune? Può fare molto, certo una volta avremmo parlato di espropriazioni, siamo diventati più eleganti, ma esistono strumenti, caspita, per indirizzare la proprietà privata verso utilità sociali, e il comune ce li ha questi strumenti, può dare mutui, può favorire appunto i prestiti anche a breve, a medio, a lungo termine, può usare la manovra dell'ICI che prevede dei limiti massimi ma non prevede dei limiti minimi per incoraggiare e scoraggiare l'uso sociale della casa, quindi fare le ristrutturazioni, affittare a giovani, affittare a studenti, e questo
è una missione fondamentale, quindi recuperare il centro storico riportando dentro la città il tessuto sociale che merita. Un piano per il commercio. Proprio per questa assoluta incapacità di governare il territorio, Cagliari sta perdendo quel tessuto commerciale che era comunque una quella. Cioè, noi andiamo a cercare le città mercato. Caspita, le città mercato le hanno inventate in città dove la primavera dura un mese. E allora devono necessariamente pensare un'oasi in cui la gente entra in una città mercato sognando di essere una città ideale, con una temperatura ideale, con i viali, i baretti, i ristoranti, il cinema. È una finzione bella, ma è una finzione. Cioè, noi viviamo in una città in cui per 11 mesi c'è quel clima che nel resto del mondo viene prodotto artificialmente, a noi ce l'ha regalato la natura, e dobbiamo ficcare la gente dentro le città mercato, abbandonando il centro storico, abbandonando le strade commerciali della città, per l'incapacità dei nostri governanti. Quindi un piano per valorizzare il centro, per rivalorizzare i consumi all'interno della città. Un sistema di mobilità pubblica efficiente e competitivo, e ovviamente basato anche sull'uso delle metropolitane leggere, già esiste, ma verrà forse realizzato, non si sa come, non si sa quando, ma in questo sarà importante la capacità che dovrà avere il Comune di incentivare un sistema di metropolitana leggera che faccia da cinta intorno alla città, collegando, arrivi fino all'aeroporto e poi da lì dentro la città, interagendo con le ferrovie dello Stato. Ma anche cose semplici, tipo, io devo dire, da anni ho ripreso a usare il bus, ma era un'abitudine che avevo perso. Poi forse mi sono ricordato perché, quando eravamo piccoli la gente non si lavava, era una sofferenza viaggiare sui pullman, c'erano tanti inconvenienti, c'era la folla perché nessuno aveva le auto, quindi molti di noi con gli anni hanno conquistata la patente, no? Hanno perso la capacità di... Allora, vi assicuro che oggi si viaggia benissimo e tra l'altro c'è anche poca gente. Perché non siamo... Se io parlo con colleghi, immaginate, dal tribunale, il Palazzo di Giustizia, via Roma dove c'è il TAR, dove ci sono altri uffici, ci passano il 29, il 30 e il 31, uno ogni 2 minuti, ogni 3 minuti, e arrivi lì davanti, cioè non devi preoccuparti, non devi fare... molte persone non sanno neanche che mezzi possono prendere. Allora anche qui una semplice capacità di informazione, di conoscenza, di diffusione, cioè regala, metti nelle strade le fermate, i bus, i tempi, dove passano, come passano. Questo per parlare di piccole cose, ma le grandi cose sono appunto il potenziamento delle linee e la riconversione anche verso forme di energia sostenibile anche per muovere questi mezzi. L'altra questione, la modernizzazione della città, energie alternative, l'uso delle energie alternative, lo stimolo all'uso di energie alternative, dei pannelli solari, di... Internet, adesso non c'è più l'alibi della legge Pisano, Cagliari potrebbe dotarsi di una rete gratuita di internet che sarebbe fondamentale per i giovani, per gli studenti. Continuando nel programma, affrontare le emergenze che oggi sono emergenze, Poeto e Tuvigeddu, cioè Tuvigeddu ancora può diventare qualcosa di diverso. Ci sono state delle pronunce, delle sentenze del Consiglio di Stato che dicono per esempio che l'impatto, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere rivalutata per ogni singola lottizzazione, quindi ci sono ancora in piedi dei nuovi fronti da... Il Poeto, oltre a essere diventato quello che è diventato, sta sparendo di nuovo, quindi sarà di nuovo piccolo e brutto, mentre prima era piccolo e bello, adesso sarà piccolo e brutto. Bisogna, senza più rinvangare il passato, se non piangere sugli errori, bisognerà riattivare un circuito di intelligenze, di conoscenze, di gare di appalto per far ripartire il Poeto. Un'altra emergenza è il campus dell'università, cioè voi pensate che abbiamo ancora le strutture per, appunto, come dicevo prima, 900 studenti contro 18.000 fuorisede in città, cioè non è pensabile che sia questa la situazione. Quindi il campus deve essere realizzato o dove era pensato o in altro modo, in altro luogo, ma deve essere realizzato dentro la città.
l'università, cioè l'università di Cagliari, ci sono città che vivono di università, cioè città italiane, città europee, la cui ricchezza è la presenza dell'università. Ricchezza perché fa il nome nel mondo, perché attira turisti, perché porta giovani, porta locazioni, porta... Noi non siamo capaci di interagire, continuiamo a immaginare la scuola, l'università come un in termini di costo, quando invece è un discorso di risorse, è un investimento, cioè nessuna famiglia riesce a immaginare un qualcosa come se spendere i soldi per la benzina per andare in macchina a lavorare fosse un costo da eliminare, quindi non vai a lavorare. È la stessa logica, non investire nella cultura comporta questo. L'altro problema enorme, mi avvio a concludere l'elenco, ma è fondamentale, il recupero del demanio marittimo e militare. Cagliari è invasa di caserme vuote, di silos vuoti, partendo dal centro città, per largo Carlo Felice, la zona dove di Marina, la San Bartolomeo, via Nuoro, assolutamente abbandonati, assolutamente inutili, che per semplice inerzia dello Stato, che non ha fretta, perché lo Stato non ha fretta ad abbandonare, deve essere il comune a mettere fretta, perché nel momento in cui vengono sdemanializzati passano automaticamente alla regione e dalla regione al comune, in base a una legge regionale diventerebbero comunali, e lì veramente avremo spazi, avremo aree per fare tante cose veramente utili. Dicevo, l'università, investire sulla cultura. Cagliari può diventare la città della cultura, cioè abbiamo un bel teatro lirico, l'idea molto bella di trasformare le vecchie manifatture a tabacchi in una sorta di piccola cinecittà, laboratorio di giovani, potremmo avere il Betile. E Cagliari, dicevo, diventare città della cultura di fronte a un mondo che ora ci ride dietro. Cioè, quando sente, cioè, Cagliari, la cultura che ha saputo produrre Cagliari è quella del libro di Gala e Teo, non so se anche lì, occupandoci di scuola e città. Cagliari, le scuole di Cagliari sono state invase di tonnellate di libri di Gala e Teo, in cui si spiega ai bambini, ai giovani cagliaritani, con i soldi della lotta al bullismo, come si mettono le forchette e i cucchiai a tavola, come ci si comporta nelle grandi occasioni, come ci si veste per andare a teatro e così via. Ma io vi giuro che a un figlio così preferisco un bullo, ma a parte questo, cioè, una spesa incredibile, questa è la cultura di Cagliari. E un altro esempio, cioè, abbiamo festeggiato, credo anche qui con soldi comunali, i 50 anni di Barbie, la bambola Barbie, cioè, a parte che Gala e Teo avrebbero insegnato quantomeno che non si dice l'età delle signore, ma se vogliamo festeggiare le signore, non festeggiamo Barbie anche per quello che rappresenta e per quello che ha voluto rappresentare per un'era destinata, io spero, a finire, che non è finita solo per questa gente e per questa cultura. Altra cosa fondamentale è costituire e creare una consulta stabile con le categorie produttive, con i sindacati, con le imprese da coinvolgere, perché guardate, quando io ho citato quello che stanno facendo a Tuvigeddu, quello che stanno facendo in via Sant'Agilla, non è per demonizzare gli imprenditori, cioè gli imprenditori fanno quello che gli fai fare. Se a un imprenditore gli dici, per l'imprenditore costruire il Betile o costruire i palazzoni sulle tombe di Tuvigeddu è la stessa cosa, perché lui deve pensare all'investimento e al guadagno. E allora dipende da chi è di fronte, dipende da chi è l'interlocutore, che cosa gli fa fare, che cosa vuole che l'impresa faccia. Ecco, la capacità di dialogare, quindi riunire, creare una consulta stabile con le categorie produttive, le associazioni dei costruttori, ovviamente i sindacati dei lavoratori, perché Cagliari diventi un laboratorio per un piano del lavoro che rilanci la città. Piano del verde, anche questo è il penultimo punto del programma, ma ne avremmo potuti elencare altri 20, ma mi sono voluto limitare. Piano del verde, io immaginavo una città, voi immaginate una città circondata da un sistema di foreste che parta dallo stagno di Sant'Agilla e poi sale verso la piana di San Lorenzo e poi gira, continua e scende verso il Molentagius, si ricollega al Poetto e dal Poetto via Roma e chiude questa cinta
di quest'oasi di verde che racchiude la città. Questa città attraversata da un sistema dei colli valorizzati e uniti fra di loro da piste ciclabili, da viali alberati. Voi dite, è un sogno? Nel 2006 sono entrato in circoscrizione e una delle prime cose che mi ha incuriosito per il mio pallino per l'ambiente è di vedere il piano del verde di Cagliari. È una delibera della giunta comunale di Cagliari, cioè la giunta De Logo aveva commissionato all'architetto Kipar, che è uno dei più grandi architetti urbanisti che si occupa di questioni del genere, a cui in modo nonché consulente scientifico di Legambiente, insomma, quindi uno di famiglia, uno di noi, a cui inconsapevolmente ritengo la vecchia amministrazione precedente a questa aveva commissionato il piano del verde di Cagliari. È una meraviglia, ma non l'hanno neanche letto. Sicuramente l'hanno detto, beh, bisogna fare il piano del verde. C'è questo che è molto bravo, è bravo. L'hanno messo nel cassetto e lì ma stanno facendo cose completamente diverse. Quindi questo che quando io anni fa pensavo è un mio sogno, è una delibera di giunta comunale di Cagliari che nessuno conosce e che deve soltanto essere attuata. L'altra e l'ultimo punto che voglio toccare è la ricostruzione delle circoscrizioni. E qui, perdonatemi, per molti è un problema secondario, per me è importante perché è figlio della mia esperienza e anche della mia idea del federalismo nella politica, che deve arrivare fino alla famiglia e fino al quartiere, e cioè quello che può essere fatto nel livello più piccolo deve essere fatto nel livello più piccolo. È stata, devo dire, un'esperienza piacevole. Perché abbiamo, è cosa che non succede in comune, veniva gente, abbiamo fatto assemblee popolari per discutere dei problemi del quartiere, siamo riusciti a spendere quei pochissimi soldi che arrivavano, ma li abbiamo spesi tutti, cosa che nessuna amministrazione riesce a fare, ma perché eravamo piccoli e coinvolti personalmente nel problema. Abbiamo lavorato con funzionari che per farci approvare gli interventi in materia assistenziale, sociale, in tempi rapidi, hanno lavorato fino all'alba. Questo è il pubblico impiego, ma il pubblico impiego quando vive tutti i giorni col politico le emergenze della vita, e partecipe anche lui, e anche lui è capace di sacrificarsi e di pensare al bene comune e non solo, come si ritiene solitamente, allo stipendio di fine mese. Purtroppo questa esperienza è destinata a finire, anzi finisce praticamente fra un mese, perché le circoscrizioni per città come Cagliari non esisteranno più. Quindi Cagliari verrà governata direttamente da un potere centrale nel municipio di Cagliari. Ecco, in questo Cagliari e la prossima amministrazione dovrà necessariamente pretendere che, perché è una legge nazionale, ma come dicevo prima, la Sardegna, lo Statuto Sardo attribuisce alla Sardegna poteri speciali in materia di autonomie locali. E allora, così come sono stati capaci di inventare province obiettivamente inutili, possiamo giustamente pretendere che crei queste forme di democrazia e di contatto con la gente. Concludo con un appello, questo lo leggo perché mi hanno detto che bisogna essere un po' presuntuosi in politica, Giuseppe, non fare il falso modesto, perché non lo so, però insomma, più che leggere non ci riesco. E allora rispondo a una domanda, dice, ma perché lo dobbiamo votare? Queste sono le risposte. Sono uno che non vive di politica come voi. Secondo, mi sento però parte di un mondo di gente che fa politica tutti i giorni, col suo lavoro e formando e stimolando l'opinione pubblica. Terzo, siamo gente che non si piega. Quarto, conosciamo i problemi della città, perché per molti di questi abbiamo anche combattuto. Quinto, condividiamo la stessa idea della città. Sesto, conosciamo i meccanismi, gli strumenti e le leggi per provare a risolverli. Possiamo provarci tutti insieme. Io voglio ricordare un sogno, non so quando si realizzerà, ma vorrei ricordare una bella frase di Mandela per concludere il mio intervento, il quale dice: il vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare. Grazie.